Sei andato? Stavo leggendo le ultime notizie sulle novità riguardanti la gestione dei rifiuti dell'Emilia Romagna. Non so se ricordate, l'anno scorso è stata approvata una legge sull'economia circolare in Emilia Romagna che puntava a degli obiettivi abbastanza importanti, perché 73% di differenziata, 70% di recupero di materia, quindi sfidanti li hanno chiamati, no? E poi ovviamente abbinato a quello è partito l'iter per l'approvazione del piano rifiuti. Piano rifiuti che noi abbiamo denunciato appena abbiamo analizzato in profondità quel testo, abbiamo denunciato che quel piano in realtà non era a supporto degli obiettivi di legge, ma tutt'altro, addirittura era contrario, avrebbe leso la capacità di raggiungimento di quegli obiettivi. Ora noi siamo stati ovviamente contestati perché eravamo, il presidente Bonaccini ha definito la miglior legge sui rifiuti, il miglior piano, documento di pianificazione per la gestione dei rifiuti che l'Emilia Romagna abbia mai avuto, è talmente buono che sta fallendo. Sta fallendo, intanto noi abbiamo, ovviamente quel piano non l'abbiamo voluto votare, non abbiamo nemmeno in aula partecipato alla discussione o al voto, perché ogni nostra proposta è stata ignorata, ogni nostro suggerimento ovviamente deriso, a volte ci hanno anche proprio quasi sbeffeggiato su certe nostre posizioni, ma intanto, come dicevo, il piano sta fallendo. Perché sta fallendo? Perché è notizia di pochi giorni fa che la giunta regionale ha autorizzato l'aumento della capacità di incenerimento degli inceneritori dell'Emilia Romagna, che mi rifiuto di chiamare termovalorizzatori, sono inceneritori. E cosa dicono nella sostanza? Stavo leggendo poco fa e mi sono messo a ridere per non piangere, perché in realtà dicono che l'inceneritore di Parma arriverà a una capacità di combustione di 160.000 tonnellate, praticamente dalle attuali 130.000 a 160.000. Ferrara, ce n'è anche per Ferrara, Ferrara da 130.000 a 141.000 tonnellate, Modena da 180.000 a 210.000 tonnellate, Coriano di Rimini da 125.000 a 144.000, Forlì verrà portato al massimo 120.000 tonnellate, e tutto questo sarà un aumento temporaneo di 2 mesi. Temporaneo perché secondo loro magicamente dopo i rifiuti spariranno o inizieranno magicamente a ridursi, per cui non dovranno più andare in incenerimento. E questo tipo di problema nell'aumento del tipo della quantità di rifiuti da portare a smaltimento è figlio diretto della capacità o dell'incapacità di pianificazione della Regione Emilia-Romagna. Addirittura qui dice, tradotto in numeri, vi leggo un pezzo dell'agenzia perché è quasi ridicola, per quanto riguarda i rifiuti speciali, per esempio, il sistema delle discariche può parzialmente far fronte alle esigenze di trattamento. In particolare la discarica di Imola, che è esaurita la propria capacità residua nel corso di questo del corrente mese, quindi l'impianto di Ravenna si conferma come destinazione finale dei rifiuti urbani indifferenziati del bacino faentino. Quindi Ravenna stiamo arrivando, questo è il messaggio. Per ottimizzare i trasporti, qui si parla di ottimizzazione dei trasporti, così si inquina meno, ridurre l'impatto ambientale e i costi, come se i costi fossero a carico dell'ente pubblico, in realtà è a carico dei cittadini, perché IREN certamente non ve li sconta. I rifiuti saranno prima avviati all'impianto di TMTB di Imola, quindi prima passano da Imola, poi al trattamento di separazione e biostabilizzazione a Ravenna. Quindi fanno due giri invece di farne uno, e questo si chiama ottimizzazione dei trasporti. In ogni caso, nel bacino, diciamo, della zona a gestione IREN dell'Emilia, c'è la necessità di portare, di smaltire altre 3.600 tonnellate di rifiuti urbani che, cari amici piacentini, verranno a casa vostra. E infatti sono previsti lì. Bene, allora io mi chiedo,
in base a quale strategia, a quale magia il mago Zurlì riuscirà a far sparire questi rifiuti dopo 2 mesi. Qui si parla di un provvedimento temporaneo. Sarà anche temporaneo, ma ci vuole un massiccio intervento in fase di riduzione dei rifiuti a monte, perché dopo 2 mesi tutte queste tonnellate spariscono, non ci siano più. Non si può certo parlare di una cosa straordinaria, di un picco inaspettato, perché Reggio Emilia non ha il termovalorizzatore, così lo chiamano ancora. Ma Parma ce l'ha nuovo, è già previsto, già lo prevedevano il fatto che avrebbero aumentato quello di Parma per poter smaltire quelli di Reggio. In parte non lo aumentano finché al massimo, semplicemente, o non lo tengono al massimo, perché semplicemente perché divideremo i rifiuti di Reggio Emilia con Piacenza. Spiace anche per i piacentini. Ringraziate l'assessore Gazzolo, Paola Gazzolo della Regione Emilia Romagna, che si è battuta per questo piano. Che non pianifica assolutamente nulla, ma mantiene lo status quo degli impianti esistenti. E ringraziate il grande presidente Bonaccini, che sulla stampa ha sempre sbandierato che avrebbe spento qualche inceneritore, e oggi si vede che li vuol far spegnere per eccessivo cibo, per indigestione da rifiuti, perché li sta riempiendo fino all'osso. Questa cosa, che sia temporanea che rimanga temporanea, io ho i miei dubbi, come ho i miei dubbi sul piano, come ho i miei dubbi sul fatto che quella legge potesse essere efficace nel raggiungere i propri obiettivi. Noi certamente non staremo zitti, glielo diremo, anzi l'abbiamo già detto in commissione, ma ovviamente le nostre parole sono ascoltate e poi totalmente ignorate come sempre. Si stupiscono a volte che non siamo, diciamo così, dialoganti o propositivi in certe situazioni, come è successo proprio durante l'assemblea dove approvavamo il piano rifiuti. Noi lì ci siamo rifiutati non solo di partecipare, ma abbiamo esposto uno striscione dicendo no inceneritori, facendo vedere quelli che erano le promesse stampa fatte da Bonaccini, e siamo usciti dall'aula. Questo perché non ci presteremo certamente a fare i burattini di un teatrino perché qualcuno possa dire abbiamo fatto, poi ci dispiace, ma se la gente fa troppi rifiuti allora dobbiamo in qualche modo porre rimedio, è un'emergenza, sono le parole chiave che vengono usate sempre, quando in Regione Emilia Romagna non c'è un'assoluta incapacità di gestire i rifiuti, cominciando dalla riduzione a monte, mettendo in campo tutta una serie di strategie che in realtà potrebbero realmente ridurli e potrebbero creare delle filiere. Noi queste proposte le abbiamo fatte con i nostri emendamenti e sono stati bocciati. Questo è il risultato. A voi le considerazioni, a voi i giudizi, a voi i commenti. Saluti.